La pace del Signore sia con voi. Siete svegli? Se siete svegli, fatemi vedere la vostra mano. Ah, grazie a Dio siete svegli. Bene, vi chiedo gentilmente di alzarvi in piedi. Se vi stancate di alzarvi in piedi, oh, alzatevi lo stesso. Bene, vogliamo pregare insieme. Ho il messaggio di questo pomeriggio, un messaggio molto importante. Ho sentito la pressione dall'alto a presentare questo particolare messaggio. E sono certo che Dio pagherà ciascuno di voi. Sono certo che Dio pagherà i vostri cuori. E prima di leggere la Bibbia, vogliamo pregare con tutto il cuore. Padre, nel nome di Gesù, parlaci attraverso la tua parola. Signore, aiutami a comunicare il tuo messaggio con unzione, con autorità e con amore. Grazie per tutto quello che tu ci dirai. Nel nome di Gesù. Amen. Bene, allora leggiamo nel Vangelo di Luca, nel capitolo 12, dal verso 13 al verso 21. Bene, leggiamo Luca, capitolo 12, dal verso 13 al verso 21.众人中有个人对耶稣说：“夫子，请你吩咐我的兄长和我分开家业。”耶稣说：“你这个人，谁立我做你们断事的官，给你们分家业呢？”于是对众人说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”就用比喻对他们说：“有一个财主田产丰富，自己心里思想说：我的出产没有地方收藏，怎么办呢？”又说我要这么办，要把我的仓库拆了，另盖更大的，在那里好收藏我一切的食物、粮食和财物。然后要对我的灵魂说：灵魂啊，你有许多财物积存，可做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。神却对他说：无知的人啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？反为自己积财，在神面前却不富足的，也是这样。Amen. Il Vangelo di Luca, capitolo 12, verso 1, ci dice che in un particolare momento attorno a Gesù si raccolse una moltitudine veramente grande. Era così grande che non poteva essere contata. Erano così tante le persone che si spingevano e si calpestavano a vicenda. E quella folla innumerevole era ansiosa di ascoltare la parola del Signore. Oh, la gente cercava di avvicinarsi il più che sia possibile a Gesù. E il medico Luca ci dice che ad un certo punto qualcuno della folla chiese a Gesù: e maestro, chi è mio fratello che divida con me l'eredità? Immaginate la scena. Tante persone intorno a Gesù. Tutti che ascoltano la parola del Signore. Ma improvvisamente questa meravigliosa atmosfera viene disturbata da un uomo. Possiamo immaginare quest'uomo mentre alza la mano. Mentre alza la voce. Cercando di richiamare l'attenzione del maestro. Maestro, sono qui. E allora tutti quanti iniziano a guardare quest'uomo. Quest'uomo che ha il
coraggio di interrompere l'insegnamento del maestro. E tutta la gente sta a guardare questo uomo. Ma che domanda dovrà porre Gesù? Certamente per interrompere Gesù deve porre a lui una domanda veramente importante. Sarà una questione di vita o di morte. Immediatamente si fece silenzio. E questo giovane, questo signore, quest'uomo, questa persona disse al Signore: Maestro, oh no, mio padre c'ha io ho un fratello. Io ho un fratello, siamo molto legati. E mio padre ci ha lasciato l'eredità. Ma io ora non so che sia successo a mio fratello. Lui si vuole tenere tutta l'eredità di nostro padre. E io non riesco a capire. Ti prego, Gesù, mi puoi aiutare? Aiutami, Dio mio fratello, di dividere l'eredità di mio padre con me. Oh, ti prego, Signore. Oh, 主啊, 求你, che domanda strana. Quell'uomo era presente, ma con la mente era assente. Quell'uomo non stava seguendo l'insegnamento di Gesù. Oh, quell'uomo non voleva ricevere veramente la parola di Dio. Quell'uomo era troppo preoccupato della proprietà e del denaro. La mente di quell'uomo era concentrata su cose terrene. La mente di quell'uomo era concentrata sul denaro, sulle proprietà, sull'egoismo, sulle ricchezze. Ahimè, quell'uomo non capiva che Gesù stava presentando qualcosa di meraviglioso. Quell'uomo non capiva che Gesù non era venuto per darci qualcosa di terreno, di carnale. Quell'uomo non capiva che Gesù stava offrendo la salvezza a tutti coloro che lo amavano e desideravano seguirlo. E Gesù prese le distanze da quella persona. Egli rimproverò quell'uomo. Ma nello stesso tempo gli diede una risposta. Con lo scopo di correggere la sua attitudine sbagliata. Ora, quanti di voi stanno ascoltando la parola del Signore? State ascoltando? Spero che non ci sia nessuno come quell'uomo che pensava solo alla sua proprietà, alle sue cose. Io spero che voi siete concentrati sulla parola di Dio. Mi state seguendo? O state pensando alle vostre cose? O state pensando a quello che dovete fare dopo la riunione? O state pensando non so a che cosa? Ascoltate la parola del Signore. E Gesù disse a quell'uomo, o meglio, il Signore presentò qualcosa di particolare. E gli disse: state attenti e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. L'ordine di Gesù fu molto forte. State attenti e guardatevi da ogni avarizia. Nella lingua originale il termine guardatevi significa stare in guardia contro un nemico. 谨慎面对敌人的时候要保持的谨慎. Il figlio di Dio non poteva essere più chiaro al riguardo. Il desiderio di possedere sempre di più le cose terrene deve essere trattato come un nemico.
好像一个敌人一样去对待。Se nel nostro cuore c'è questa bramosia, questo desiderio di possedere sempre di più le cose di questa terra, 如果我们在我们心中有这样子的贪心，面对这世界上的东西越来越贪心的话， dobbiamo stare attenti. 我们要小心。Gesù ci dice, 因为耶稣跟我们说， tratta il tuo desiderio di avere le cose di questo mondo. 哦，面对面世界一切的这些贪心， come se fosse il tuo peggiore nemico. 就像是你最大的敌人。In altre parole, Gesù voleva dire, 换句话说，耶稣就是说， è la vera vita, 真正的生命， non ha nulla a che vedere con ciò che possediamo, 跟不在乎你拥有多少。La vera vita non dipende dal possedere una bella casa, 生命不在乎拥有一个房子。Dei vestiti all'ultima moda, 最流行的衣服。Una macchina nuova, 拥有delle proprietà, 拥有很多财产， delle ricchezze, 拥有很多财富， dei terreni, 拥有很多土地， dei tablet, 拥有很多的， o l'ultimo cellulare, 最流行的手机， o la vera vita è qualcosa di ben diverso, 真正的生命不是这些， la vera vita è Cristo Gesù il Signore, 真正的生命乃耶稣基督。E Gesù è chiaro. Gesù 很清楚。Non è dell'abbondanza dei beni che lo possiede che egli ha la sua vita. 人的生命不在乎家道丰富。Il mondo cerca di convincerci. 因为世界要告诉我们，要说服我们说。Che se non guadagniamo e possediamo sempre di più. 如果我们不继续的来赚，我们不继续的拥有更多。Siamo delle persone disperate. 我们就是那些绝望的人。Che non hanno alcuna ragione di continuare a vivere. 他们就没有生存的理由。Guardate a quello che sta accadendo intorno a noi. 我们看看我们旁边所发生的事情。Viviamo in un momento di crisi. 我们在生活在一个经济危机当中。La gente è disperata. 很多人绝望。Oh, perché non riesce più a possedere. 因为他们不能再拥有。Non riesce ad avere più di quello che ha. 他们不能再更多的拥有。Molti fanno fatica ad andare avanti. 他们有很多人很艰苦的在生活。Si sentono disperati. 他们觉得很绝望。Perché avevano posato la loro vita sul lavoro.因为他们把自己的生命建造在工作上。Su ciò che avevano investito. 把他的生命建造在他们所投资的事情上。Ah, la crisi è arrivata come un uragano. 危机就像个龙卷风一样。E molti hanno perso tutto. 很多人就失去了一切。Non sanno più cosa fare. 他们不知道该做什么。Oh, non abbiamo più ricchezze. 他们没有财气。Non abbiamo più il denaro di una volta. 不像以前一样拥有。Siamo disperati. 他们绝望。Questa gente. 这些人。Non capisce che la vera ricchezza non è nelle proprietà.他们不知道真正的财富不在这些事情上。La vera vita non è possedere un ottimo lavoro. 因为真正的生命不在乎拥有一个好的工作。Molta gente depressa. 很多人忧郁。Perché non riesce più ad andare avanti economicamente. 因为他们从经济的角度上不能再前进。Altri addirittura pensano che il suicidio sia l'unica soluzione rimasta. 有很多人想自杀。Altri ancora sperano di risolvere il problema giocando al lotto. 有很多人他们想解决问题，然后就去玩 lotto. L'altra volta mi trovavo in un luogo, in un tabacchino. 有一次我在一个tabacchino 里面。E sono rimasto sconvolto. 我很惊讶。Perché ho visto una signora anziana. 我看到一个年老的人。Credetemi, molto anziana. 很老，很老了。E camminava così piano piano. 是这样子走的。很老的老人。E io sono rimasto sconvolto. 我很惊讶。Perché questa donna tentava la fortuna. 因为她想试一下。Aveva questi cosini che si chiamano Gratta e Vinci. 她又有很多那种Gratta e Vinci. Non so se avete mai sentito parlare di queste cose. 你有没有看过？ Forse qui nel nord Italia non esistono queste cose. 在意大利北部这些东西不存在。Avete mai sentito parlare di Gratta e Vinci? 你们听过 Gratta e Vinci 吗？ Anche qui.这里è possibile. e questa donna nonnina giocava. 这个老奶奶在那里玩。Sono rimasto sconvolto. 我很惊讶。Ma il fatto drammatico. 很悲惨的事情是。È che la maggior parte di questa gente non solo non vince nulla. 因为很多这样子的人，单单没有赢到什么东西。Ma sperpera anche quel poco di denaro che ha. 他们把自己
仅剩的东西都这样子豁出去了。Ti è rimasto l'ultimo euro？ 他可能手里还有一块钱。Ah, lo vai a giocare lì？ 哦，他能去那边玩。Al lotto dell'inferno？ 哦，去玩 lotto？ Non solo non vinci nulla。哦，他没有。赢得什么东西？ma perdi anche quell'ultimo euro che avevi nelle tasche。他把最后的一块欧元都输了。ma nella parola di Dio， 神的话说。il Signore attraverso la sua parola， 神透过他的话说。oh， egli non ci dice di tentare la fortuna， 告诉让我们来试一下。ma di confidare in lui， 是依靠他，是依靠他。i credenti in Gesù non tentano la fortuna。哦，信耶稣的人，他们不是投机的。Non sanno cosa significhi gratta e vinci。他们不知道什么叫做 gratta e vinci。Oh, Dio ci dice di confidare in lui。神叫我们要依靠他。Cosa ci ha insegnato il nostro amato Gesù attraverso la preghiera del Padre nostro？ 我们亲爱的耶稣通过主祷文告诉我们。Dacci oggi il nostro pane quotidiano。赐给我们今日的饮食。Noi non siamo depressi come quelli del mondo。哦，我们不像世人一样的忧郁。Anche se c'è la crisi， 虽然有经济危机。Anche se il nostro lavoro non va bene， non è più come quello di una volta。虽然我们的工作不像以前一样。Anche se gli affari ultimamente non vanno così bene， 虽然我们的事业不是很兴盛。Non importa。哦，没关系。Io voglio avere un padre celeste， 因为我们有天上的父。Che si cura di noi， 他能够保证。Egli è pronto a prendersi cura della nostra vita， 因为他会供应我们生活。Della nostra famiglia， 供应我们的家庭。Ma la nostra responsabilità， 我们的责任。È confidare in Dio quotidianamente， 我们的责任就是天天依靠他。Nel Vangelo di Matteo capitolo 6 verso 31 Gesù dichiara， 在马太福音第八章第六节。Oh， non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo， che berremo， di che ci vestiremo。我们不要忧虑说吃什么、喝什么、穿什么。E poi il Signore Gesù continua。耶稣继续说。Oh， cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia。要先求他的国和他的义。E tutte queste cose vi saranno sopraggiunte。这些东西都要加给你们。Oh， il credente。那是基督徒。Non deve lasciarsi vincere dalla crisi。他不可能被经济危机所战胜。Non dobbiamo lasciarci deprimere da ciò che sta accadendo intorno a noi。我们不可以被周围所发现的事情所压垮。Io voglio abbiamo un padre meraviglioso。因为我们有一位奇妙的天父。Un padre celeste。天上的父。Che si prende cura di noi。他要是供应我们。Gesù si prende cura di te。因为耶稣要帮助我们。Oh， ripetilo con fede ad alta voce。耶稣要帮助我们。Gesù si prende cura di me。耶稣要供应我们。Ripetiamolo， Gesù si prende cura di me。耶稣要供应我们。Amen。E il Signore risponde a quel giovane, a quella persona。耶稣给那个人带的人。Oh， risponde in un modo meraviglioso。他透过很奇妙的方法。La vera vita non ha nulla a che vedere con ciò che possediamo。因为人的生命不在乎家道丰富。E poi il Signore non si ferma ad annunciare solo questa verità。因为耶稣不单单停留在这一个真理上。Ma lui desidera andare in profondità。哦，他要进入更深的地方。E presenta la parabola del ricco stolto。哦，他就讲了一个关于无知财主的比喻。In questa parabola c'è un messaggio per noi。因为在这个比喻当中要传达一个信息。Un messaggio rivolto soprattutto ai giovani。哦，一个要给年轻人的信息。E Gesù racconta questa storia。耶稣讲这个比喻。La campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente。哦，有一个财主他田产丰富。E quest'uomo si fece i suoi progetti。哦，他就开始计划，开始为自己计划。Demolirò i miei granai。哦，他要把他的仓库拆了。E ne costruirò altri più grandi。要盖更大的仓库。Vi raccoglierò tutto il mio grano。哦，他要在这里面收藏他一切的粮食。Ammucchierò tutti i miei beni。哦，他所有的财产。E dirò all'anima mia。他要对他的灵魂说。Anima。灵魂啊。Voi molti beni amassati per molti anni。你有许多的财物。Riposati。哦，你可以安息。Mangia。可以吃。Bevi。可以喝。Divertiti。快乐吧。Oh， l'uomo della
cioè Pilì Darsilone ha fatto l'altro suo uomo. In primo luogo quest'uomo visse come se Dio non esistesse. Il suo uomo è stato vivo, come se non esistesse. Oh, considerate ciò che disse quell'uomo. Oh, voi pensate ciò che ha detto. Considerate le affermazioni del ricco stolto. Egli parla sempre concentrato unicamente su se stesso. Egli dichiara i miei accordi, i miei granai, i miei operari, i miei beni. Addirittura parlò della sua anima con questa espressione, anima mia. Nei suoi discorsi Dio non era presente. Ahimè, quest'uomo portò avanti dei progetti senza Dio. Quanti hanno già finito la scuola? Ok, quanti hanno finito la scuola media? Quanti hanno finito il liceo e altre scuole varie? Oh, quanti devono iscriversi all'università? Oh, quanti si devono sposare? Tutti si devono sposare? Tutti quanti voi? Avete già fatto i vostri progetti? Avete pensato a quale università andare? Avete già individuato una possibile moglie? Avete già individuato un possibile marito? Io mi immagino i miei fratellini. Mentre immaginano la loro straordinaria moglie. Alta 2,5 metri. Gli occhi color viola. La pelle color verde. I denti color nero. Posso già immaginare questa figura straordinaria che ha mangiato. Io posso immaginare le mie sorelline. Che immaginano il loro principe azzurro. Alto 50 centimetri. Eccetera, eccetera, eccetera. Sto scherzando? Ma sono molto serio. Quanti di voi avete già pensato a chi sposare, quale tipo di lavoro darvi, a quale università andare? Cari giovani, non seguite l'esempio del ricco stolto. Il ricco stolto fece i suoi progetti. Ma visse come se Dio non esistesse. Il ricco stolto tolse e cacciò Dio dalla sua vita. Quest'uomo portava avanti solo e soltanto la sua volontà. Probabilmente questa persona andava in chiesa. Era una persona abbastanza religiosa. Oh, se l'avessimo incontrato per strada e gli avessimo chiesto, credi Dio? Certamente ci avrebbe risposto, certo che credi Dio. Oh, vado in chiesa. Osservo tutti i riti religiosi. Compio delle buone opere. Ma ahimè, nella vita di tutti i giorni il ricco stolto andava avanti come se Dio non esistesse. Ora in modo simbolico voglio dirvi che nella nostra vita ci sono due sedie. C'è la sedia di una vita senza Dio. È la sedia di una vita con Dio. Su quale sedia desideri sederti? Sulla sedia di una vita senza Dio?
坐在那张没有神的椅子上吗？哦，sulla sedia di una vita con Dio。哦，或者坐在一张椅子上是生活当中有神的。Il ricco solo per una persona gentile。哦，这个无知的财主是一个很有礼貌的。Sarebbe chiunque incontrasse。哦，他跟所有人都是面带微笑的。Salve, salve, salve。你好，你好，你好。我是一个好人。你好，你好。啊 ，salve, salve, salve。你好，你好，你好。啊哈 ，sono una brava persona。我是一个好人。Ma guardate il suo cuore。那你看他的心。Il ricco stolto era seduto sulla sedia di una vita senza Dio。无知的人却是坐在那一张没有上帝的椅子上。Visse come se Dio non esistesse。因为他生活是没有神的。Questa è la tragedia delle tragedie。这是悲剧当中的悲剧。Oh, la vera ricchezza è essere seduti sulla sedia della vita con Dio。真正的财富是在你的生活当中有神。È un dramma quando i giovani。哦，是非常大的悲剧。Non vogliono sedersi con il Signore。当年轻人们不要坐在有神的那张椅子上。È una tragedia quando i giovani credenti non chiedono al Signore la sua volontà。当悲剧，基督徒的悲剧就是年轻人们不求问神的心意。Oh, è terribile quando un giovane segue la propria volontà。当一个人，年轻人遵守自己的意愿是非常可怕的。Ma io e voi, io e voi。啊，我和你们。Prima di fare qualsiasi cosa。在做任何事之前。Dobbiamo chiedere la volontà di Dio。我们要寻求神的旨意。Signore, mi piacerebbe sposarmi。哦，神啊，我想结婚了。Ma aiutami a scegliere solo la persona che tu hai già scelto per me。哦，求你赐给我，你要我，你要我。你给我预备对象。Signore, io non voglio seguire il mio sentimento。我要不要跟着我自己的感情？哦，ci sono alcuni che prendono il registro della chiesa。有很多人就拿着教堂的那个册子。E incominciano a leggere in questo elenco di sorelle。哦，他就从教会的那个通讯的单子里面。La prima si chiama Maria。哦，第一个姐妹叫做玛利亚。Allora Maria。Diamo Maria al telefono。哦，他就打电话给玛利亚。Possiamo uscire insieme？ 哦，我们可以一起出来吗 ？Vediamo se siamo d'accordo。哦，我们试一下，我们是不是合得来？哎，la cosa non va。哦，这个事情就。Poi chiama la seconda che si chiama Lucia。啊，他就叫第二打电话给第二个，叫 Lucia。Possiamo uscire insieme？ 哦，我们可以一起出去吗？哎，la cosa non va。Poi chiama la terza。啊，这事情怎样？si chiama Margherita。哦，第三位。Poi chiama la quarta。再叫第四位。Poi chiama la quinta。第五位。Poi chiama la sesta。六位。Poi chiama la cinquantesima。第五位。Poi chiama la novantesima。九十位。Insomma, prima o poi dovrà uscire。哦，迟早他要出去。Dovrà uscire quella giusta。哦，迟早要找到一个正确的出去。Non funziona così。这个行不通的。Il matrimonio è qualcosa di molto serio。因为婚姻是很重很严肃。Non possiamo prenderlo alla leggera。哦，不可以开玩笑。C'è un posto dove andare。有个地方你们可以去。C'è un posto dove andare a ricevere liberazione e ispirazione dall'alto。啊，你们可以有个地方你们可以从天上领受。Questo posto si chiama la cameretta segreta。这个地方就是一个密室。Entro nella mia stanza。就进入内室。Gesù, tu lo sai che il matrimonio è molto importante。哦，主啊，你知道婚姻是多么的重要。Tu l'hai istituito。你是婚姻是你设立的。Il matrimonio è un patto indissolubile。Che non può essere spezzata per tutta la vita。婚姻是一个永远不可以解除的合约。Signore, io non voglio sbagliare。我不希望我做错。Dammi la persona giusta。哦，求你赐给你要的人。Quella che tu hai scelto per me。哦，你所喜悦的人。Oh, devo fare una decisione molto importante。我要做一个非常重要的决定。Devo iscrivermi all'università。哦，我要报考大学。Signore, tu lo sai che voglio diventare uno scienziato nucleare。哦，神啊，你知道我要成为一个原子能科学家。Ma è la tua volontà？ 这是你的旨意吗？ Tu desideri questo da me？ 哦，你希望我做这事吗？Oppure, signore, quale lavoro? Io sto facendo questo tipo di lavoro。主啊，你。我现在在做这个工作。Io ti ringrazio per questo lavoro che mi hai dato。我感谢你，你赐给我这个工作。Signore, aiutami ad essere al centro della tua volontà。哦，使我能够遵循你的旨意。Quando noi viviamo in questo modo。当我们这样祷告的时候。Quando noi viviamo in questo modo。当我们这样生活的时候。Noi ci stiamo sedendo sulla sedia della vita con Dio。当我们这么生活的时候，我们是坐在那一张有神的。Su questa sedia c'è benedizione, pace e vita。因为在
su questa sedia c'è morte, maledizione. 在另外一张椅子上有什么咒诅跟死亡。 Un giorno stavo conducendo una riunione evangelistica a casa di uno dei nostri fratelli. 有一次我在我一个弟兄的家中主持一场聚会。 E quella sera era presente un giovane sposato. 在那一次聚会当中有一位已婚的年轻人。 Io non conoscevo la sua storia. 我不知道他的故事。 Non conoscevo le sue esperienze. 我不知道他经过什么事情。 E tutto un tratto mentre predicavo. 在我讲道的时候突然。 Ho sentito da parte dello Spirito Santo di parlare contro l'adulterio. E io ho detto l'adulterio è peccato. Dio vuole che noi siamo fedeli come Egli è fedele. Oh, non potrò mai dimenticare quella serata. Mi sentivo ispirato dal Signore. E in seguito ho capito il motivo di quel messaggio. Quel giovane sposato che stava assistendo alla mia predicazione. Era un giovane che tradiva sua moglie. Ma quella sera Dio gli stava lanciando l'avvertimento. Dio gli stava dicendo: lascia la sedia della vita senza Dio. Lascia questa sedia. Perché se continuerai a rimanere seduto su questa sedia, tu troverai maledizione e morte. 成为被诅咒跟面对死亡。你要悔改。你要悔改。你要换转换你的生命。你要做在那一张永生的。你要把你生命给神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 。你要把你生命给
被这样的信息所感动。Però ahimè, 但是 dopo quella riunione, 从那次聚会之后 finito il messaggio, finita la riunione, 聚会结束之后 è finito anche tutto ciò che Dio aveva mosso nel cuore di quella persona. 那神放在那个人心中的也一样。Molti sono così, vanno in chiesa, 很多人都是这样子，他们去教堂 ascoltano il messaggio, 他们听到神的信息 si sentono toccati dall'alto, 他们觉得很感动。Ma quando finisce il culto, 聚会结束之后 ed escono fuori,出去之后 dimenticano la parola di Dio, 忘记神的话 e quel giovane dimenticò la parola del Signore, 那个年轻人忘了神的话。 Dopo poco tempo qualcuno mi dice, 过一段时间之后有人告诉我 te lo ricordi quel giovane che è venuto alla riunione? 你还记得那个人的大使来聚会的那个人吗？ Sì, che me lo ricordo, che succede? 我当然知道发生什么事情了。 L'hanno sparato, 他们把他开枪打他了。 con una pistola,手枪 ok, l'hanno sparato, 他们用手枪打他, è morto, 他已经去世了。 Ma perché? Che è successo? 发生什么事情了？ Bene, è andato a stuzzicare una donna che non doveva stuzzicare, 他去勾引一个不应该勾引的女人。 Si è avvicinato a questa donna, 他就接近这个女人。 Ha fatto lo sciocco, 他就做一个非常愚蠢的人。 C'è stato uno scoppio di gelosia da parte del marito, 那个女人的丈夫就因为嫉妒。Non si sa come sia successo, 不知道怎么发生的。Ma qualche giorno dopo qualcuno l'ha ucciso, 几天之后有人就把那个人杀了。Sono rimasto sconvolto, 我觉得很惊讶。Quel giovane, 那个年轻人 poteva cambiare sedia, 他可以改变他的身份。Poteva passare dalla maledizione alla benedizione, 他可以从诅咒变成祝福。Poteva passare dalla morte alla vita, 他可以从死亡转到生命的。Poteva permettere al Signore di trasformare la sua esistenza, 他可以容许神改变他的生命的。Ma ahimè, disse no, 但是他却说不要。Il ricco stolto disse no a Dio, 这个孩子对上帝说我不要你。Il ricco stolto portava avanti i suoi progetti, 那无知的孩子不断的计划。Doveva allargare i suoi granai, 他要把他的仓库盖得更大。Doveva lavorare per se stesso, 他要为自己不断的去努力。Lui pensava di tenere in pugno la sua anima, 因为他可以，他觉得自己能够掌握他的灵魂。Il suo motto era, 他的口语是 anima mia, 我的灵魂啊。Due molti beni, 有很多的财物。Vuoi fare
anche qualcosa di terribile nella parola di Dio. Ma Dio gli disse: stolto! Questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata. E quello che hai preparato di chi sarà? Così chi ti accumula tesori e non è ricco davanti a Dio. 把为自己积财在神面前却不富足的也是这样。 Quell'uomo si sedette sulla sedia della vita senza Dio. 他坐在那一张没有上帝生命的椅子上。 Accumulò ricchezze. 他不断的积蓄财富。 Fece numerosi presenti. 他计划了很多事情。 Pensava di andare avanti. 他想能够面对前面。 Ma improvvisamente. 他突然之间。 Quando meno se l'aspettava, Dio lo chiamò a sé. 当他不能想象，没有想象的，没有想象到的时。 Gesù dice: che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua? Il primo errore di quel ricco stolto. Visse come se Dio non esistesse. Il secondo errore di quel ricco stolto. Visse come se il giorno del giudizio non esistesse. 审判的日子不会来到一样。 In Ebrei 9:27 è scritto. Ebrei 9:27. 希伯来书第七章二十九节. È stabilito che gli uomini muoiono una sola volta, dopodiché viene il giudizio. 人必有一死，死后却有审判。 L'uomo stolto si era molto preoccupato per la sua vita terrena. 他却那个无知的财主，他不断的在为他自己的生命忧虑。 Ma non per quella che c'è dopo la morte. 但是却不为死后的生命而着想。 Sebbene avesse accumulato molti beni per molti anni, 他为自己的财去积蓄了很多的财物，可以供应他多年的费用。 Ahimè, invece non ebbe neanche una settimana per godersi. 但是他却没有一个星期去享受。 Il ricco stolto precipitò nell'eternità completamente impreparato. 因为这个无知的财主却在突然之间就要面对。 Dio gli disse, Dio gli disse, 神对他说, oh stolto, 无知的人啊, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ricomandata. 今夜必要你的灵魂. E un giorno un uomo credente, 有一次有一个基督徒, andò a fare visita a suo nipote che si era appena diplomato. 就去看他的孙子, 他刚刚毕业, e questo zio credente gli disse, 这个是侄子, 这个基督徒的叔叔, chiese suo nipote, bene, e ora dopo il diploma che cosa farai? 他就问他的侄子说, 你毕业之后要做什么? Mi iscriverò all'università. 他说他要报考大学。 E lo zio continuò a chiedere, dopo l'università che cosa farai? 继续问他说, 你大学毕业之后要做什么? Mi specializzerò. 他说他要继续读研究生。 E dopo la specializzazione che cosa farai? 你要读研究生毕业之后要做什么? Oh, cercherò un buon lavoro. 他说我要找到一个好的工作。 E dopo che farai? 之后要做什么? Troverò una buona moglie e ti sposerò. 他说要找这个好的女子。 E dopo che farai? 之后你要做什么? E questo nipote diventava, come dire, un po' disturbato da queste continue domande da parte dello zio. 开始觉得这些问题，他就开始忧愁。E lo zio continuava, dopo che farai? 之后你要做什么？ E lavorerò, lavorerò. 他说我要做，我要找到事业。 E dopo che avrai lavorato per tutta la tua vita, che cosa farai? 做工作一就是一直做，一直做，你的一生都做工呢？ Andrò in pensione. 之后呢？之后他的退休。 E dopo che avrai in pensione, che cosa farai? 退休之后呢？ Pensione, insomma, mi godrò tutto quello che ho guadagnato nel corso della mia vita. E dopo che cosa farai? Che cosa farai dopo? Che cosa ti stai preparando? Che cosa farai dopo? E quel nipote si fermò. Il suo sguardo divenne serio. E disse, prima o poi bisogna pur morire. Ecco il punto. Quel giovane aveva pianificato la sua vita, aveva pianificato i suoi progetti, ma in tutti i suoi programmi
non era presente Dio. Sanctis不存在. Caro giovane, Dio è presente nella tua vita. Egli è presente nella tua vita. È presente nei tuoi piani. È presente nei tuoi progetti. Su quale sedia tu sei seduto? Sulla sedia della vita senza Dio? Sappi che se rimarrai su questa sedia, prima o poi, quando ti troverai davanti a Dio nell'eternità, sarai veramente nei guai. Quando io e voi entreremo nell'eternità, non potremo più tornare indietro. Ciò che è stato fatto è stato fatto per sempre. Il male non potrà essere cambiato in bene, né il bene potrà essere cambiato in male. La Bibbia dice che il salario del peccato è la morte. E ahimè, vi sono molti giovani che vengono in chiesa, ma rimangono seduti su questa sedia. Non hanno conosciuto Dio in un modo personale. Oh, non sentono la sua presenza nella loro vita. Non hanno realizzato il suo perdono. Vivono come se Dio non esistesse. Ma questa sera io e voi possiamo cambiare sedia. Questa sera io e voi possiamo cambiare vita. Questa sera io e voi possiamo fare entrare Dio nei nostri progetti. Io e voi possiamo chiedere al Signore Gesù di prendere il controllo della nostra intera esistenza. Questa sera possiamo lasciare la sedia dell'egoismo, la sedia del peccato, della morte, oh, la sedia di tutto ciò che insulta la santità di Dio. Io e voi possiamo lasciarla per sempre. Giovani, siete pronti a cambiare sedia? Sì o no? Sì o no? O volete continuare a rimanere seduti su questa sedia? Tu puoi cambiare sedia. Allora io insieme con voi desidero cambiare sedia. Basta con la sedia del peccato. Basta con la sedia di una vita senza Dio. Io lascio questa sedia per sempre. Chiedo perdono al mio Signore. Gesù, perdona i miei peccati. Io ti accetto come mio Signore e Salvatore. Prendi il controllo della mia vita. Tu sei morto per me perché mi ami. Tu sei risorto per me per donarmi la vita eterna. Io lascio questa sedia. Io lascio i miei progetti infernali. Io lascio le mie vie. Io lascio le mie decisioni. Io lascio le mie idee. Io lascio i miei pensieri. E in questo momento io mi siedo sulla sedia della vita con Dio e abbraccio la volontà di Dio. Ricevo i pensieri di Dio nella mia mente. Scelgo di seguire la via del Signore. Scelgo di vivere per sempre per il mio amato Gesù. Amen. E questa sia la decisione di tutti quanti noi. Vi chiedo di alzarvi in piedi e spiritualmente parlando vi chiedo di cambiare sedia. Insieme pregheremo, insieme pregheremo e chiederemo a Gesù di prendere il controllo della nostra intera esistenza. Insieme pregheremo e chiederemo a Gesù di trasformare la nostra vita. Oh, io ti chiedo, giovane, io ti chiedo, fratellino,
Io ti chiedo, sorellina in Cristo. 在基督里的姐妹们。Preghiamo con me. 哦，一起来祈求。Cambiamo sedia per sempre. 我们要永远换掉椅子。Cambiamo vita definitivamente. 我们要改变我们的人生。Oh, preghiamo insieme con tutto il cuore. 我们一起来祷告。Dillo con una sola frase. Gesù, io cambio sedia. 我们用一句话来祷告。主耶稣啊，我要换椅子。Gesù, io voglio cambiare vita. 我要改变我的人生。Dillo con fede ad alta voce. 我们一起大声来叫，来祈祷。Gesù, io voglio cambiare vita. 我要改变我的人生。Dillo ad alta voce, io voglio cambiare vita. 我用大声说，我要改变我的人生。Io voglio seguire te, Gesù. 我要跟随你，耶稣。Voglio seguire la tua volontà. 我要遵循你的旨意。Voglio seguire le tue vie. 我要跟随你的脚踪。Oh, se desideri adorare Gesù con tutto il tuo cuore. 哦，你若愿意把你的全心给耶稣的话。Con gesto di fede. 哦，透过信心。Alza la tua mano verso il cielo. 哦，把你的手向。E ti 天上举起。Signore trasformami. 向主说，主啊，改变我吧。主啊，改变我吧。改变我吧。改变我吧。Signore tocca questi giovani, tocca, li tocca, li nel nome di Gesù. 我这些年轻人。Pensa alle catene del peccato. 放开罪的锁链。Io ti chiedo che tu ti muova nel cuore di questi giovani. Oh, se la di non oh, riversa la tua vita in questi cuori. Trasforma la loro mente. Opera il miracolo della nuova nascita. Tocca in profondità queste giovani vite. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Oh, siete toccati dalla potenza di Dio. Io ti ringrazio, Signore. 主啊，我要感谢。Perché io sono certo che tu hai operato. Oh, 我感谢你，你在这今天在这里动工。Io sono certo che tu hai parlato in profondità. Oh, 我很知道你已经做工了，在这些人心中。Io ti ringrazio per l'opera che tu hai compiuto. 我感谢你所做的一切。Nel nome di Gesù. 奉主的圣名。阿门，阿门，弟兄姊妹们，感谢，愿神祝福。